Dopo tanti tira e molla sembra giunta definitivamente a conclusione la storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. A confermare il tutto è stata proprio la showgirl e conduttrice argentina. Si spezza così un'altra coppia d'oro dello spettacolo, assieme da più di 10 anni. Una storia costellata da alti e bassi, litigi e tradimenti, che ora sembra ufficialmente essersi conclusa. Wanda Nara ha annunciato di essersi separata dal marito Mauro Icardi. Assieme da molto tempo, di recente avevano festeggiato i 10 anni assieme. Wanda, 37 anni, in patria è una vera e propria celebrità. Ha esordito come showgirl nel 2005 in Humoran Custodia, affiancando successivamente il comico Jorge Corona in King Corona. A darle molta popolarità è stato poi la versione argentina di Ballando sul ghiaccio, al quale è seguito poi quella di Ballando con le stelle. Nara è diventata quindi nota anche nel nostro paese nel 2011, quando ha seguito il primo marito Maxi Lopez in Italia in seguito al suo trasferimento al Catania, e ha suscitato poi scalpore quando a solo una settimana dalla separazione ufficiale con il calciatore, è uscita allo scoperto con Mauro Icardi, calciatore a sua volta ex compagno di squadra di Lopez alla Sampdoria. Assurta al ruolo di personaggio pubblico, Wanda ha partecipato a Tiki Taka il calcio e il nostro gioco come co-conduttrice, e quindi al Grande Fratello VIP nel ruolo di opinionista e prima Ballando con le stelle in qualità di concorrente e in seguito vincitrice dell'edizione 2023 e poi alla stagione 2024 dell'Acchiappatalenti come coach. Wanda Nara dice addio a Mauro Icardi. Arriva la conferma dell'avvocato. Mauro e Wanda hanno iniziato la loro relazione alla fine del 2013, e pochi mesi dopo si sono sposati, accogliendo con gioia la nascita delle figlie Francesca e Isabella. Tutto sembrava procedere per il meglio, al punto che all'epoca del suo ingaggio al Paris Saint-Germain, Nara ha fatto anche al marito da procuratrice sportiva. Nel 2021, però, è uscita alla scoperta una possibile infedeltà del calciatore nei confronti di Wanda con la modella Kina Suarez e da quel momento le cose per la coppia si sono fatte in salita. La crisi sembrava essere passata, ma a quanto pare si trattava solo di una tregua passeggera. A rivelare la separazione dai Cardi è stata proprio Wanda che ha mandato un messaggio alla trasmissione argentina Pomeriggio America. Sono separata. Per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta, ha dichiarato la showgirl, che deve vedersela da tempo con la leucemia mieloide cronica. A confermare le sue parole, anche il suo avvocato, Anna Rosenfeld, che sentita da Teleshow ha così commentato: lo ha già detto lei. È separata, il divorzio non è ancora stato firmato. A chiedere quest'ultimo sarebbe stata proprio Nara, decisa a chiudere una volta per tutte con Icardi, che ha smesso di seguire nuovamente sui social e rimanere a vivere nella sua terra natale con i 5 figli, i 3 avuti da Lopez e i 2 da Mauro.